Ero rimasta sul punto che mirare a delle competenze parziali consentiva di sviluppare delle competenze di plurilinguismo, cioè in varie lingue, che richiedevano delle strategie in base alle situazioni, no? Intercomprensione dello scritto, dell'orale, interazione e incomprensione allo scritto e all'orale. Prima di parlare di queste strategie, volevo rifare il punto un po' con voi delle caratteristiche della comunicazione al lavoro oggi. Quindi, i parametri che possiamo considerare caratterizzanti della comunicazione al lavoro oggi sono l'opposizione scritto-orale, l'opposizione che è stata rievocata formale-non formale, rievocata magari l'intercomprensione si potrebbe usare nei momenti di pausa, nei momenti di convivialità, abbiamo detto, interna-esterna, cioè la comunicazione all'interno del gruppo di lavoro e la comunicazione dell'entità di lavoro verso l'esterno. La comunicazione frontale è a distanza, la comunicazione istantanea è differita, che non riguarda più oggi la localizzazione fisica. La comunicazione, non ne abbiamo parlato di questo. Un pochino ne abbiamo parlato, verbale e non verbale. La comunicazione cartacea elettronica. Adesso vorrei fare un piccolo esercizio collettivo. Vi darò degli esempi di comunicazione, di prodotto, di comunicazione, se possiamo chiamarli così. E vediamo come caratterizzarli velocemente in base a tenendo sempre in mente l'intercomprensione, no? Questo tipo di comunicazione, secondo noi, secondo voi, come si caratterizza, secondo i vari parametri che abbiamo visto? Quali sono le realtà che conoscete? E secondo voi può essere un campo sperimentale per l'intercomprensione o no? Così. Un compte rendu. Qu'est-ce que c'est un compte rendu? Vous savez ce que c'est un compte rendu? Alors, un compte rendu, c'est un document qui doit rendre compte d'un événement. Une réunion, un groupe de travail. Voilà, un compte rendu. Quindi, che cosa sapete, che esperienza avete dei conti rendu? Beh, a che cosa serve il conto rendu, per esempio? Sì, e poi serve forse anche a trasferire informazioni a chi non ha partecipato alla riunione, quindi fa emergere i punti salienti. E quindi in questo caso, cioè nella società attuale, un resoconto che forma ha? Scritto? Ovviamente Sì. Elettronico, ma sempre scritto, quindi è piuttosto formale, sì. Une conférence avec diaporama. Un diaporama, c'est un ensemble de diapositives que l'on peut utiliser par exemple aujourd'hui avec un support comme PowerPoint. Ça s'appelle un diaporama. Et donc, quel est l'intérêt d'une conférence avec diaporama? Oui, c'est-à-dire, expliquez-moi. Verbale e non verbale, spiegami. Se ci sono delle immagini,
Exactement, je peux avoir un graphique, je peux avoir un dessin, je peux avoir de la musique, je peux avoir une voix. Exactement, c'est-à-dire c'est un support écrit, plus ou moins permanent, de texte verbal ou non verbal. Donc je garde la possibilité de voir pendant que quelqu'un parle. Donc je peux résoudre des problèmes de mémorisation, d'attention, d'intercompréhension. Et une circulaire concernant le règlement intérieur. Qu'est-ce que c'est une circulaire concernant le règlement intérieur? Par exemple, oui. Allora, quando non si tratta di un'azienda, che è comunque per necessità una procedura molto formale in cui magari ci sono delle norme di sicurezza, eccetera. Quando si tratta di un ambiente un po' più informale, di lavoro un po' più informale, quale sarebbe l'alternativa alla circolare per informare del regolamento interno? Può parlare in francese se vuole, se la sente. Allora, l'email è il supporto, cioè è il canale. Ma il canale non è sempre di meno è legato alle caratteristiche del contenuto. Io, per esempio, ricevo delle mail lavorative estremamente formali con allegati, normative, eccetera, tutto per email. Quindi bisogna prendere l'abitudine di dissociare il supporto di comunicazione, il canale di comunicazione dal grado di formalità della comunicazione. Capito? Come funziona all'interno di un'associazione? Ci sono delle circolari normative? Sì. E quindi lì, naturalmente, lì abbiamo bisogno. In un ambito plurilingue, magari, con dei partner, diciamo, di vari paesi, eccetera. Sì. Certo. Certo. In Certo. una struttura di quel tipo. Sì, certamente. Quindi sempre di più si vede, infatti si vede il ricorso all'icona. All'icona. Sì. Sì, può anche essere detto, può anche essere condiviso verbalmente, la condivisione di un regolamento condiviso anche all'interno, allora lì si parla di circolare, però magari all'interno di un gruppo di lavoro a un certo punto bisogna mettersi d'accordo sulle modalità del lavoro, come no? Forse l'avete fatto. Quindi in questo contesto, secondo voi, è pensabile ricorrere alla strategia dell'intercomprensione con delle lingue vicine? Perché no? Sì. Sì, però anche magari le regole, diciamo, interculturalmente, no? Gli atteggiamenti
diciamo, culturali, individuali rispetto a determinate situazioni possono variare. E quindi, non so come dire, può essere anche un momento in cui magari uno scambia, sì, e si spiega un po' e permette all'altro di capire che magari determinate scelte sono necessarie a prescindere dalle variazioni, per esempio, no? Sì. Sì, e poi oltretutto quando il testo assume un valore normativo, lì c'è la norma e la legge che regola tutto, quindi la lingua è quella dell'Europa, è quella nazionale, ma quella nazionale, voglio dire, quella più rappresentativa dell'approccio culturale alla norma anche. Un courriel de la direction dans une entreprise. Un courriel de la direction aux membres de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est un courriel? Un courrier électronique. Un courrier électronique. Oui, un message de courrier électronique, oui. Courriel. Si chiama. Si chiama in inglese un portmanteau word, cioè è un pezzo di una parola, l'inizio di una parola e l'inizio dell'aggettivo che segue la parola. Courrier, électronique, courriel. Siccome noi non vogliamo l'invasione dalle parole inglesi, per ogni parola inglese che si stabilisce un po' troppo, proponiamo una parola francese, ma questa è canadese in realtà. Perché i canadesi sono i più virulenti riguardo alla difesa della lingua, perché sono vicini alla grande. Più dei francesi. Beh, diciamo che i francesi si sono adeguati un po'. L'ordinateur, sì. Cioè, delle cose che per noi in Italia noi assorbiamo e usiamo termini a volte anche esagerando, cioè dei termini, ci sono dei termini italiani, per esempio il concetto, siamo proprio anglofoni qua, come si dice, cioè esterofoni. Sì, perché secondo me avete un'identità territoriale che non coincide con il territorio nazionale, avete un'identità territoriale locale, dialetto, cultura locale, e questo si spiega storicamente. Basta guardare la vostra storia e la nostra per capire, ma comunque è molto interessante ragionare anche sulla lingua alla luce di queste differenze. Vi invito soltanto ad interrogarvi sul valore della carta d'identità italiana e della carta d'identità francese. Questo è chiarissimo. Cioè, se voi vedete come lo stesso strumento con lo stesso nome ricopre delle realtà diverse, si illumina un mondo, no? Si capisce subito i vari approcci, cioè non ve lo dico, andate ad indagare. Non è una questione di forma, è una questione di valore, di uso, di procedura per ottenerla, di riconoscimento. Però questo apre un capitolo, diciamo, importantissimo, Sì. che sono il riconoscimento del titolo legale, dei corsi di laurea, di studi, cioè diventa complicatissimo Non, andare a non, non. lavorare anche all'estero. Sì, ma non lo dicevo in questo senso, non lo dicevo nel senso del riconoscimento all'estero, lo dicevo nel senso di, diciamo,
Nelle procedure amministrative, il documento che uno deve produrre non è la carta d'identità, cioè non ha lo stesso valore. Uno deve provare la sua appartenenza, il suo radicamento al territorio con altri strumenti. In Francia no. In Francia la carta d'identità è obbligatoria, e si può avere fin da bambini. Però non voglio, come dire, non, il mio intento non è di criticare, no, è solo di far capire come la semplice differenza apparentemente superficiale fra due strumenti giuridici fa capire in profondità la storia, si riallaccia a una storia, a qualcosa di molto interessante, di molto complesso. È la stessa cosa con le parole. E quindi l'intercomprensione è anche una porta che si apre a qualcosa di molto più interessante che la comunicazione per andare a prendersi un caffè, cioè funzionale. Poi, saltiamo qui, un mail de la direction dans une coopérative. Donc, nous ne sommes plus dans une entreprise, une grande entreprise internationale ou bien une petite et moyenne entreprise, mais nous sommes dans une coopérative sociale, coopérative de production. Et donc, il y a une direction et la direction envoie un mail aux membres de la coopérative. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise la communication dans ce milieu de travail? Un incontro in gruppo. Sì, c'è. Sì, è forse più informale. È forse più informale. Quindi, in base all'ambito lavorativo, c'è un grado di formalità che può variare. Une réunion interne entre collègues. Les collègues se connaissent, une réunion interne entre collègues, donc même si nous sommes dans une grande entreprise internationale, nous sommes dans la connaissance inter-individuelle, donc c'est informel, ça peut être informel, même si nous parlons de problèmes de travail très formels. Une pause déjeuner entre collègues, une pause café dans une conférence. Quindi quello che voglio far emergere è che la comunicazione umana è molto complessa e variegata e sbocca su un'infinità di possibilità a seconda dei parametri che abbiamo visto, materiali, tecnici, di rapporto individuale, di esigenze normative esterne, è molto complesso. Quindi bisogna abituarsi a collocarsi bene nel contesto per prendere la misura dei vari parametri e vedere le possibilità che abbiamo, no? Quindi questo si chiama identificare la situazione di comunicazione. Ok, adesso vi propongo un'attività prima del pranzo, sempre di gruppi. Che ore sono? Abbiamo mezz'ora, quindi riformiamo i gruppi e vi propongo un'attività nella quale sarete invitati a riconoscere varie cose, la situazione di comunicazione. E allora io per facilitare, dato che, facilitare la lettura globale, dato che l'immagine è molto piccola sul documento cartaceo, ma è anche utile comunque partire dal documento piccolo perché ci frena nella voglia di andare a leggere tutto dettagliatamente, perché prima di leggere dettagliatamente ci sono delle cose che si possono comprendere anche senza andare nel dettaglio. Quindi, i relatori possono essere gli stessi di prima o variare. E cerchiamo di non passarci troppo tempo e
di dedicare 2-3 minuti alla risposta individuale prima della discussione. Così è più interessante perché tutti hanno la possibilità di dire io invece ho risposto questo per tale motivo. Quindi c'è più diversità nelle risposte, no? Come? Allora, prendiamo la dispensa alla pagina 7. Activité 2, reconnaître les situations de communication. Abbiamo detto che l'intercomprensione si basa sul riconoscimento. Riconoscimento delle parole, riconoscimento delle espressioni, riconoscimento anche delle situazioni di comunicazione. Quindi avete 6 immagini e su richiesta posso anche far variare l'immagine se avete bisogno di vedere meglio, no? Perché forse alcuni hanno delle fotocopie un po' sbiadite. Diciamo che quelle che si leggono meglio sono questa, la 3, la 6, questo qui non si capisce niente. Cioè, si legge solo perché lei sta guardando al verbale. Bisogna guardare tutto, la comunicazione è verbale e non verbale. No? Tutto. Cioè è anche un testo, è anche un'immagine in fondo. Se vuole puoi anche alzarsi e andare a leggere sullo schermo, però secondo me è meglio cominciare con delle ipotesi. Avete necessità di vedere meglio una schermata particolare? La 5? La 5. Questa è? No. No, ma potete cioè dopo una prima scoperta potete avvicinarvi. Allora, uno non è obbligato di sapere, uno è invitato a formulare delle ipotesi e giustificare le ipotesi. Allora, qual è la strategia? Quale sarebbe la strategia per confermare l'ipotesi che sta facendo? Sta facendo 2 ipotesi con punti interrogativi, quindi adesso prossima tappa, qual è?
Per la conferma o invece l'invalidazione dell'ipotesi? Allora, no, io penso che abbiamo un quarto d'ora, quindi penso che dirigerò io per cercare di concludere entro l'una e mezza e ragionare su questa attività. Quindi, avete sì o no tutti compilato la tabella più o meno? Sì? Avete bisogno di 2 minuti in più? Ok. Avete bisogno di vedere un'altra schermata? La 6. Sì, non potevo ingrandirlo. Allora, la 4, 6, 5, 4. Ricordatevi sempre che si capisce progressivamente a vari livelli, quindi non importa se lasciate una casella vuota, lasciate un punto interrogativo, però come dire, accontentatevi di quello che avete capito e costruite su questo, non mirate a capire tutto subito. Non so come dire, fate delle ipotesi semplicemente, è importante mantenere il tempo perché... Va bene? Possiamo passare a un'altra, alla fase successiva? Allora, io chiederò adesso se c'è consensualità sulla situazione la più facile secondo i gruppi, perché abbiamo detto che in intercomprensione cominciamo sempre con quello che è più facile. Quindi, che cosa è stato più facile come schermata? La prima. Allora, alcuni dicono la prima. Ah, quindi questa è la conferma di quello che dicevamo, che è molto personale il concetto di complessità e facilità, quindi il percorso cognitivo è variabile, quindi non tutti trovano facilità e difficoltà nelle stesse situazioni. Ok. Perché la prima è la più facile? Perché c'è lo stemma istituzionale. Allora. Possiamo precisare forse? Ok. D'accord. D'accord, très bien. Mais... Sì? Oui, parce que... Che vuol dire a livello della lettura? A livello della lettura, che cosa significa? Che ci sono degli elementi verbali e non verbali
che già conosciamo. Quali sono gli elementi verbali che sono di facile riconoscimento? I nomi propri e il lessico istituzionale, politico, e ne vedremo altri. Quindi siamo qui nella formalità, la situazione più formale. Quindi sembra, nonostante fosse la lingua rumena, che la formalità della comunicazione renda questa lingua molto leggibile. E non solo, da questo posso usare il contesto per imparare la lingua. Quello che dicevamo col giapponese, no? Cioè non conosco la lingua, ma il contesto mi fa scoprire le parole, le espressioni. Ma certo, certo. E poi abbiamo il vocabolario trasparente delle istituzioni, abbiamo les investissements, abbiamo les informations d'intérêt public, l'urbanisme, autorisation de construire, certificat d'urbanisme. Quindi tutto questo lessico è estremamente tecnico, formale, e non è lì che abbiamo... È il lessico internazionale, cioè comune alle lingue romanze, se vogliamo. È lì che abbiamo il più elevato grado di trasparenza, no? Per esempio, all'inizio io ho detto, ma forse è tipo Trabocchetto, cioè che Bucuresti, no? È una città, cioè se da lì non sembrava, io non lo conoscendo meno, potevo pensare che è molto simile allo spagnolo, cioè per certe cose. Sì. Però comunque ha capito che è una città, che è un'amministrazione locale, e magari ha potuto, può a un certo punto riflettere sulla lingua. La lingua non è lo spagnolo, perché abbiamo dei... Perché non è lo spagnolo? L'alfabeto, abbiamo degli elementi che non ci sono. Vabbè, ma lo possiamo anche non sapere, lo possiamo scoprire. Va bene. Exactement. Questo sì. Quindi magari ogni tipo di documento dà la possibilità di accedere rapidamente al contesto di comunicazione. In questo tipo di documento è il menu a briciole, come si chiama in italiano? Il link con la scaletta della gerarchia, no? La barra degli indirizzi, d'accordo. E quindi vediamo il sito e il dominio del sito. Però questo non sempre, secondo me, corrisponderà con la certezza che la lingua usata sia riallacciabile al dominio, in un contesto multilingue. Però essendo... E certo, però non sono stata così cattiva, quindi andiamo avanti. Quindi quello successivo più facile. Il? La seconda per tutti? Più facile, andiamo sempre nella progressione di difficoltà. Anche questo è un sito di 2, 3. La 2. Allora, per lei è la 5. Andiamo alla 5, allora. Questa è la 6, quindi la 5. Sì. Allora, do la parola a lei. Perché è quella più facile? Perché comunque si capisce un po' dalla lingua, almeno per me, dal francese. Perché l'ha studiato? Sì, un po'. Mm. Città della sanità. Mm. E poi praticamente qua c'è anche scritto vieni alla città della sanità, quindi per me non so, è un sito pubblicitario che però appunta l'interesse sul fatto di dare importanza alla salute. Ok, allora ci sono le foto. Che foto? Che cosa? In alto a sinistra. Questa foto, sì? Va bene, questa non è esplicita, questa è un po' di più, questa
si vede. Un malato, un anziano. Eh? Un anziano con la vestaglia e il pigiama, quindi per me è esplicita questa. Quindi una popolazione, diciamo, particolarmente fragile in situazione di in contesto ospedaliero. Poi venire alla cité de la santé, accoglienza, sì. Rencontrer un conseiller. Incontrare un consigliere, un consulente. Sì. Una consulenza, diciamo, di accettazione. Sì, probabilmente. Quindi come possiamo validare queste ipotesi? Cioè, ci sono altri posti nell'immagine, come per esempio anche l'indirizzo? Non solo. C'è prima di Città della Scienza, che c'è? No. Information, conseil et documentation sur la santé. Ok. Universcience, la cité des sciences, le palais de la découverte. Quindi, ipotesi. Come? Una clinica privata. Come? Come una clinica privata può riallacciarsi a qualcosa che si chiama Cité des Sciences, Univers Sciences? Un centro studi. Come, siccome c'è scritto che c'è l'indirizzo, c'è Città della Scienza e poi c'è, dopo la barra c'è scritto Città della Salute. Della... Sanità, della salute. Quindi probabilmente allora, anche questo è interessante perché noi abbiamo una parola laddove voi ne avete due. E questo anche la dice lunga. C'è qualcosa da indagare lì. La santé, la salute, la sanità. Com'è? Sì. La santé mentale, les professions de la santé, une assurance santé. Quindi lì ci sono spunti sempre per cercare di capire, non so perché è così, ci sarà un motivo storico, un motivo organizzativo, però sono sempre dei luoghi di contatto fra le lingue, di diversità, interessanti da esplorare. Poi c'è anche Le travail c'est la santé, questa è una canzone francese. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Quindi il lavoro è la salute, non fare niente e conservarla. Donc. Qui avete un'altra cosa. Qui avete un'altra cosa. Cycle de projection débat. Qu'est-ce que c'est un cycle de projection débat? Projection débat. Non, projection, cycle de projection débat. Ciclo di proiezione e dibattiti. Quindi, quale ipotesi ci consente di fare se c'è in questo luogo un ciclo di proiezioni e dibattiti, l'accoglienza con consiglieri? Io me lo sono immaginato tipo un dipartimento della Città della Scienza, dove si fa informazione sulla salute, con un museo della salute. Non ho pensato in ospedale. Va bene, comunque io non do risposte, è solo che... potete andare a indagare se volete. Poi. La sesta è molto semplice, non per tutti apparentemente. Allora, perché è molto semplice la sesta? Sta parlando, aspettate.
ha una grafica con la testatina che, diciamo, ti dà la, ti introduce nell'informazione, che è quello che viene dopo, e quindi c'è un piccolo articolo che ti spiega esattamente quello che sta, quello che si dice, cioè che il... Sì. No, io potevo intenderlo anche come il trafiletto di un blog, diciamo LED, prima dove ci si va a cliccare per poi, perché non si vedeva con i colori sul, sulla nostra copia. Mm. Solo che poi notando bene mi faccio notare che non, ci sta, non c'è l'indirizzo rispetto agli altri, manca l'indirizzo web. Sì. Perché io dicevo anche il fatto che non ci sia la punteggiatura finale. Quindi il fatto che non ci sia la punteggiatura finale che significa? L'avevo collegato più a un blog online. Sì, perché? Cioè, come, perché pensavo che sui trafiletti sul, sul giornale ci dovesse essere sempre la punteggiatura, solo che a che punto la punteggiatura? Alla fine, dove c'è este anno. Qua, quindi una specie manca di, la punteggiatura di informalità che sarebbe più probabile su un però blog che non su un giornale. Esatto. Questa è un'ipotesi interessante, sì. Solo che poi mi hanno detto che comunque si usa anche sui giornali, non, io non l'avevo notata questa cosa sui giornali. A conferma del, comunque del fatto che tutti e due parlate di informazione, chiediamo alla signora che non l'ha trovato facile. Allora, possiamo confermare il fatto che si tratta di informazione, di notizie? Con che cosa lo possiamo confermare? Sì, perché è sempre un articolo comunque di un giornale. Fisicamente, sì. E se vogliamo essere ancora più sicuri? La veste grafica? Sì, l'impostazione. E dal punto di vista verbale? Ma anche i caratteri che sono usati. Cioè sono sì, questo è sempre non verbale, un carattere è non verbale nel senso che è l'estetica della lettera, ma se io voglio andare sulle parole... Sì, l'economia, l'argomento. Economia, ma non ci dice che economia, ci dice perché è collocato in, come testa categoria della rubrica. Del giornalista. Sì, c'è un autore e poi, e basta? Non ci sono altri... C'è la, il nome della testata giornalistica. Cioè? Cioè, Chiosco. Qual è il nome della testata? Secondo me è Chiosco. Sì, quello. Questo è il nome della testata? Sì, del giornale. Chiosco? Sì. No, il diario Vasco. Il diario Vasco. Ah. Sta per l'informazione. Il diario è... il diario è in Vasco e in Chiosco. È il diario, no? Mm. Il diario. Il diario no, no, perché, no, 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 diciamo... è il diario, è un giornale. Mm. Proprio è vero. In chiosco è la parte del blog del giornale, sì, aveva ragione. Quindi è una piccola zona su cui si può entrare, come fanno tutti adesso i giornali elettronici che hanno i blog dei vari giornalisti o online, sì, 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 sì. E se vogliamo andare, se vogliamo andare un attimo sul testo, no? Senza far parlare chi ha studiato lo spagnolo. Questo è anche interessante. Che cosa significa? Significa che in alcuni ambiti c'è un linguaggio tecnico che può anche essere molto oscuro, anche se uno conosce la lingua, anche nella propria lingua, no? C'è la tecnicità del lavoro, dell'attività, dell'argomento. Quindi... quali sono le parole trasparenti? Sì, è spagnolo come è lo spagnolo che si usa nel, nel Paese Basco. Beh, il suo spagnolo ufficiale, sì. Si usa anche il basco, si usa il basco e il, lo spagnolo, si usa il francese e il basco, perché abbiamo un paese a cavallo su un confine, no? Cioè una realtà culturale a cavallo su un confine, come la Catalogna. La Catalogna è francese, cioè c'è una parte della Catalogna francese, no, voglio dire, una parte della Francia
appartiene alla zona territoriale di Catalunya storicamente, quindi ha parla il catalano, però non ha l'autonomia, come, cioè l'autonomia non ha la stessa situazione politica naturalmente che la Catalogna in Spagna, perché abbiamo un'altra realtà nazionale lì, no? In Francia abbiamo lo Stato centralizzatore, e in Spagna abbiamo invece una federazione di realtà politiche. Allora, quindi andiamo a vedere quali sono le parole che ci danno fastidio. Suavizza, el techo de deuda y marca come tope el 95% de los ingresos corrientes. Si capisce qualcosa? Che sarebbero gli ingressos corrientes? Per esempio, e anche questo, il 95% è chiaro. Va bene. El gobierno de Bildu marca las reglas que las entidades locales deberán seguir en la elaboración y ejecución de sus presupuestos de este año. Quindi, il signore, el gobierno de Bildu... Abbiamo il microfono? Grazie. Il governo de Bildu marca le regole che la entità locali dovranno seguire en per l'elaborazione dei y ejecución de sus presupuestos de este año. Nessuno non deve, cioè chi conosce lo spagnolo non dica niente per favore. Che cosa abbiamo capito? Per l'esecuzione dei presupposti della pianificazione della strategia economica dell'amministrazione. Sì, esatto, quindi ci accontentiamo di questo, però abbiamo notato che abbiamo dei punti in cui c'è un ostacolo maggiore. Presupuestos. Non sappiamo cosa sia, però sappiamo che cosa non può essere. Che cosa non può essere? Presupposto. Lo sappiamo. Quindi è un falso amico che in contesto non ci crea un problema particolare, perché contestualizzandolo sappiamo che eliminiamo il rischio di voler capire una cosa che non è. Allora, se il governo di Bildu indica le regole che gli enti locali dovranno seguire nell'elaborazione e l'esecuzione di qualcosa che questo anno, che cosa può essere questo qualcosa? Il bilancio, per esempio, il bilancio. È una possibilità che andrà forse controllata se uno ha bisogno di precisione, però già riusciamo a capire anche delle cose non trasparenti per niente, grazie al contesto, no? E questo invece suavizza il techo de deuda. C'è qualcosa che non abbiamo letto qua. La deputazione fija l'obiettivo del deficit zero. Allora, 88 ayuntamientos de Guipúzcoa. Allos 88, allos 88 ayuntamientos. Agli 88 comuni. Agli 88 comuni di Guipúzcoa. Sì. Ok. E questo rimane un po' incerto. Suavizza il techo de deuda in marca come tope. Marca come tope. Abbiamo già... Marca las reglas. Marca come tope. Potrebbe essere... potrebbe essere il tetto, potrebbe essere l'obiettivo, la meta. Quindi qualcosa riusciamo a capire anche ragionando su quello che si ripete, le strutture
identificate più volte, eccetera. Avete, dobbiamo fermarci. Quindi, avete una domanda su un'altra schermata in particolare o no? A me interessava, per concludere, questa? La 3. Allora, per favore, ci giustifichi la sua posizione. Altrimenti vada fuori. Allora, a me mi sembra che in questo caso si stia parlando di un'agenzia. Un'agenzia. Anche perché è scritto nel link in alto. Che c'è scritto nel link? Prisma.com BR a parte non si legge molto bene su queste, vabbè. Internet Agenzia Prisma. Lo dice proprio. E quindi... Poi questa parola di agenzia si ripete all'interno della schermata? Se non erro. Io ho dato una lettura molto veloce e mi sembrava. A parte mi sembra tipo spagnolo anche questo, non so. A lei sembra lo spagnolo, sì. Perché? Portoghese. Così, non so, non conosco lo spagnolo, quindi... Ok. Semplicemente dando una lettura così velocemente. Sembra portoghese. Sì, perché portoghese? Al secondo rigo c'è now. Now, pure io. Ok. Pure io da quello che... Sì. Al secondo rigo c'è now. E che cos'è now? Non è considerato domestico. Non so se può essere non lucrativa. Ok, ma d'accordo, non lucrativa. C'è anche sotto, si ripete now, un'altra. Now è considerato domestico un lavoro prestato a imprese. Che cosa hanno di particolare gli articoli o u patroa o u famiglia? Ok, d'accordo. Allora io chiedevo se nella schermata si ripropone la parola agenzia. No. No, che c'è invece? Sì, c'è Prisma che è il nome proprio, ma dopo la categoria che cos'è? Impresa. Impresa, servizio, clienti, professionali, notizie, fa le conosco. Qual è l'argomento? Il lavoro domestico. Il lavoratore domestico. Allora, qual è l'argomento secondo lei, signora? Forse dobbiamo dare la... Il microfono, sì. Dicevo che pensavo il gelato, sì. A un'agenzia di consulenza del lavoro, quindi consulenza per le imprese e consulenza per i lavoratori, sì. Per tutto quello che riguarda poi il rapporto di lavoro, quindi per chi già ce l'ha. E come possiamo trovare conferma di questo all'interno del testo? Allora, innanzitutto qui diceva chi è lavoratore, penso che dicesse chi è lavoratore domestico e quindi evidentemente è un'agenzia che si occupa di applicare la normativa portoghese e quindi evidentemente è qualcosa che vale non per il lavoratore magari immigrato extracomunitario ma per il lavoratore portoghese. E poi nella barra dei menu sopra vedevo imprese, servizi, e clienti eccetera, e professioni e quindi per tutte le tipologie di lavoro e per tutti i soggetti del lavoro ho immaginato che si trattasse appunto di un servizio di consulenza. Quindi nell'ambito dell'applicazione, adesso le do la parola, volevo fare un'altra domanda, nell'ambito dell'applicazione, cioè dell'intermediario, no? Dell'agenzia che
aiuta i vari utenti a relazionarsi, a regolarizzare la procedura e a conoscere la normativa. Sì, esatto. Che tipo di testo abbiamo? Cioè, qual è l'obiettivo di questo testo? È quello di pubblicizzare, diciamo, i propri servizi, cioè i soggetti. Informare, ma informiamo come nel caso del diario basco? No. No. Quindi come facciamo ad informare? Diamo una definizione. Esatto, una definizione normativa. Normativa. E quindi abbiamo delle tracce di questi atti, no? Abbiamo visto che potevamo argomentare, potevamo raccontare eventi passati, possiamo anche definire. Abbiamo delle tracce fisiche, verbali di questa definizione? Quali sono? Chi è il laboratore domestico? Sì, la domanda. Che cos'è il lavoratore domestico? La risposta è colui che presta servizio di natura continua, poi sì, una persona o una famiglia. Le travail prêté à une entreprise. Poi? Monsieur, quando un impiegato domestico aiuta suo patron o patroa, donc. O datrice. Come qualcosa per terceiros. Fornecer vianda, supplantación para vender os productos? Non mi metto questo microfono proprio più vicino. Quindi sono esempi, no? Sì. Esempi di attività lucrativa, anche se non li capiamo bene, per il momento va bene. RNAO è considerato domestico, non è più considerato domestico, ma lavoratore comune. Sì. Cui la relazione di lavoro la cui relazione di lavoro è regolata dalla dal codice delle leggi del lavoro CLT. Va bene. Poden ser domésticos, motoristas, caseros, cocineros, jardineros. Vabbè, sono una serie di voilà, lavoro, donc la liste des professions. Sì. Eccetera, eccetera. Quindi avete declinata tutta la definizione del termine giuridico, la parola giuridica. Quindi per definire si dà un esempio, una lista di esempio, gli esempi, si dà anche quello che non è il concetto. Quindi anche queste sono strategie, no? Per spiegare bene le cose, dare elenchi di esempi, dare il contrario, indicare che non è una cosa. La fonte normativa. Ok, allora la risposta è sì, è un'agenzia che diciamo aiuta le imprese e le persone in cerca di lavoro a definire meglio, a rispettare, conoscere meglio le normative, rispettarle meglio, non sbagliare stabilendo stipulando i contratti di lavoro. Probabilmente, non la conosco, ma penso che questa ipotesi sia valida. Però mentre sta informando, sta cercando di capire il cliente. Come? Come con questo testo informativo. Sì. Dicendo, io conosco la materia del lavoro domestico. Fa però contemporaneamente, fa questo per acquisire clienti, per... Probabilmente, sì, probabilmente, perché da un lato dà informazione accessibile a tutti, e facendo così, nell'approccio diciamo aperto, forse aumenta le possibilità che qualcuno venga a richiedere servizio, sì. Sì, ci sono probabilmente altre... Sì, 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 sì. Facciamo la 4 e la signorina voleva dire una cosa. Visto quella della E.
domestico? Sì. Tu avevi interpretato domestico, avevi detto... Non mi ricordo. Vabbè, intanto, ma c'è un motivo particolare per quella E maiuscola accentata nel titolo? Allora, secondo me è semplicemente un fatto di portabilità del carattere. Sapete che i caratteri sono codificati, se non sono codificati con UTF-8, allora cambiano a secondo del sistema che legge, quindi diventano cose strane. E quindi non è, col Macintosh forse si è trasformato il carattere, mi succede molto con il portoghese. Sì, la cosa che volevo sottolineare è che lei aveva detto domestico inteso di persone del posto, quindi dare lavoro non alle persone che provengono da altre nazioni, ma persone del posto. Invece domestico probabilmente è legato alla casa. Uh-huh. E come mai ha fatto questa interpretazione? Perché non avevo letto, era molto piccolo e non avevo letto bene il testo. Ma no, la domanda è, in italiano domestico potrebbe assumere questo significato? Potrebbe, ma... Comunque è un primo passo, che c'è una parte di vero e una parte di falso, quindi poi si va avanti, più avanti nel particolare, e si conferma o no l'ipotesi, no? La 4 avevamo detto? Sì, la 4, no, questo lo devo chiudere perché poi passiamo ad altre cose. Qual è la 4? Que choisir? Questa? Ah, questa è interessante. C'è un po' di tutto, sì. Allora, facciamo parlare magari a lei. È una possibilità, è una rubrica su come mangiare sano, grazie. Organizzazione? Non profit. Secondo me è un sito di informazione ai consumatori e in questo caso si parla di alcune, diciamo, difetti, chiamiamolo, non so adesso come si, non mi viene una parola, di alcuni cibi già pronti. Allora, però poi ci sono tutta una serie di servizi di qualsiasi tipo, come il telefono, applichiamo a... Non dico sì, no. Applichiamo l'atteggiamento, il solito atteggiamento. Andiamo a vedere qua. Cioè, praticamente, le prime parole dice che cosa scegliere, giusto? La pagina. Sì, 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 ma se non lo sappiamo, lei lo sa, ma se non lo sappiamo... Expert, indépendant et militant. Può essere un'interpretazione, può essere anche una maniera di definire di la propria azione. Io mi definisco come esperto, indipendente, da che cosa ancora non lo sappiamo, e militant, cioè attivista nel mio ambito. .org potrebbe essere un'organizzazione. .org potrebbe essere un'organizzazione. No, è solo un domino. Ensuite, oppure una cosa sessuale. Guardiamo qua. Non si legge. Allora leggo io. Leggo io. Telecom multimedia. Equipement de la maison. Auto. Lucia. Agente assicurativo. No, 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 in francese, legga in francese. Legga in francese, signor. Agente amministrativo? Boh. No, agente assurance. Agent assurance. Alimentazione. Santé, bien-être. Bien-être. Environnement, no. Environnement. Énergie. Immobilière, logement. Droit, justice, commerce, loisir, tourisme et services de vie sociale. Quindi tutto. Tutti i servizi dei consumatori. Tutti i settori di che cosa?
Del commercio. Dei tutti i settori del consumo, del sì. Del consumo. Quindi ma è probabile. Sul lato c'è scritto Findus. Quindi? Quindi una marca di prodotto, quindi un altro elemento. Findus aliment- e poi giù OGM. Sì, etichettage sans OGM. Carrefour. Findus alimentation mondialisée. Sì. Danger. Plat cuisiné à la viande de cheval. Attuale, attualità, no? Lo scandalo sull'uso della carne di cavallo. E qui abbiamo un comunicato del 20 febbraio che vuol dire tromperie des consommateurs sur la viande en plat cuisiné. Qual è la parola che ci crea un problema? Che non è trasparente in questo titolo. Tromperie. Però conosciamo l'attualità. Conosciamo l'attualità. Che cosa sappiamo dell'attualità? Cioè abbiamo una conoscenza del mondo, no? Dell'attualità, degli eventi, che ci aiuta anche a fare delle ipotesi sulla parola. Esatto. La tromperie è l'inganno. L'inganno dei consumatori sulla carne nei piatti cucinati, quindi nella cucina industriale. Voilà. Ok? E poi il sottotitolo, l'occhiello. Le pays d'origine pour tous les produits à base de viande doit être immédiatement instauré. Che vuol dire? Signora? Signora? Che vuol dire, secondo lei, le pays d'origine pour tous les produits à base de viande doit être immédiatement instauré? Secondo lei, che cosa potrebbe voler dire? Lo rileggo, eh? Le pays d'origine. Il paese di origine. Pour tous les produits per à base tutti i de viande, à base di carne, viande doit être immédiatement instauré. Io lo sto facendo con suggerimento perché da sola forse viande non conoscendo ma non ci sarei abbiamo arrivata. Visto, abbiamo parlato del... Va sì, bene, sì, sì. Sì, è vero che viande non è trasparente. Ci sono i suggerimenti che arrivano da te. Da... Sì, ma la collaborazione è fondamentale nell'intercomprensione. Sì, ognuno con di essere disonesto. Ognuno con il proprio, le proprie conoscenze può aiutare, quindi deve essere immediatamente instaurata. Che vuol dire? Applicata. Che vuol dire? Il paese di origine per tutti i prodotti a base di carne deve essere immediatamente instaurato. Che vuol dire in realtà questo? Di che cosa stiamo parlando in questo contesto? Dell'origine. Sull'etichetta del prodotto rivolta al consumatore. Quindi la tracciabilità, ok. Perfetto. Possiamo fermarci? Ok. Ah, il catalano, va bene. Vedete la rivendicazione? Allora, prego. Fai tu. Vai avanti, ok. Ok, qua abbiamo questa parola che ci dice, travail. Qualcuno ha detto che si sembra siciliano, là? Lavoro, infatti. Invece c'erano dubbi su questa, feina, che significa? Aspetta. Abbiamo bisogno realmente di feina per capire o no? Cerchiamo di fare delle ipotesi su feina. Allora, non parliamo tutti insieme. Il vicino di Lucia. Anche le lingue indicate nella scelta, catalano, castigliano e sì. Inglese. Sì. A parte Barcellona, che comunque, vabbè. Sì, però poi, a Barcellona però Lucia, si parla pure spagnolo. Sì, però l'indicazione anche della scelta della lingua è stata abbastanza illuminante per noi. Sì. In quanto a capire se era catalano o meno. Poi comunque, Lucia, sulla parola feina... Perché dici questo, scusami? Perché la scelta della lingua è stata illuminante per il... Ci ha fatto sorgere il dubbio.
se fosse cioè, il spagnolo, fatto che ci fosse possibilità fra castigliano, catalano e inglese ci ha fatto venire il dubbio che non fosse spagnolo, prettamente spagnolo. Poi si okay. sono riconosciute alcune parole che o non ci sono, come non ci sono riconosciute. Come avete escluso lo spagnolo? Cioè, per il fatto che per esempio feina, che sarebbe lavoro, credo, una cosa del genere, in spagnolo si dice trabajar, una cosa del genere, no? E quindi lo spagnolo è stato escluso automaticamente. Sì. Però qui abbiamo Trebail, qui anche, abbiamo pure Trebail, quindi... Sì, e anche perché a Barcellona c'è cioè, il catalano, è, sì, è la lingua... Perché parla dell'inglese? Sì, ma io non ho presentato quasi nulla di inglese finora perché stiamo parlando delle lingue neolatine. Sì, 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 sì. A prescindere dalle parole e dal contenuto, in alto a sì. destra c'è English, quindi vuol dire che sì. sicuramente non è inglese. Ok, quindi per favore vai avanti, però magari non svelare il significato di feina. Cerca di farlo indovinare. Ok, quindi stiamo, abbiamo detto, a Barcellona a lavoro, no? E il web di Barcellona per? Trovare occupazione. Trovare occupazione, impiego, cioè qualcosa relativo a questo concetto, sì. Non lo so, io la domanda che volevo fare è se l'avete, a parte con il castellano, se l'avete o con l'espagnolo. Se l'avete sbagliato con un'altra o pensavi... No? Anche perché Barcellona subito, secondo me, subito l'idea che è catalano. Perché? Perché sono indipendentisti, cioè fanno tutte le cose con la lingua. Ma che rapporto... Che rapporto c'è fra l'attivismo politico per l'indipendenza e la posizione rispetto alla lingua? È fondamentale, perché la lingua è il simbolo principale dell'appartenenza, dell'identità nazionale, e il discorso che facciamo prima rispetto all'Italia lo dimostra. Il fatto che io, che abito in Puglia, ci ho poco a che fare con uno che abita in Lombardia, cioè che la costruzione la nazione è una costruzione che si basa su in questo caso sulla lingua, perché ci hanno fatto imparare l'italiano. Però fondamentalmente, se inizio a parlare il dialetto mio locale, quindi la lingua più ancestrale, uno del nord Italia non capisce niente di quello che sto dicendo, e quindi parlandola e difendendo la mia lingua difendo il mio territorio. Quindi i catalani, difendendo il catalano e istituzionalizzandolo anche, cioè mettendolo su un sito di un comune, cioè questo è un sito istituzionale, c'è scritto sopra Adjustment de Barcellona, quindi aiutamento, la mairie, presumo la mairie. Che sia un sito istituzionale, cioè è il sì. comune di Barcellona, sì. Parlano in catalano, significa che danno valore a questa lingua da un punto di vista istituzionale. Sì, e non solo, ma usano l'identità linguistica per costruire l'identità nazionale, cioè è uno strumento politico. Ma comunque in Catalogna, in la regione di Catalogna, le due lingue ufficiali sono catalano e spagnolo, e vedi che ci sono anche in spagnolo. Sono tenuti a Barcellona nel 2010 e la presentazione, cioè l'inaugurazione. Non ho sentito l'inizio. No, dico, io ho assistito all'inaugurazione dei giochi degli europei di atletica leggera, che sono tenuti a Barcellona nel 2010. E la presentazione è stata fatta prima in catalano, poi in castigliano e poi in inglese. Poi è partito prima l'inno catalano e dopodiché l'inno spagnolo, con gli spagnoli che fischiavano l'inno catalano e poi i catalani che fischiavano quello spagnolo. Era una cosa un po' assurda. Il gelato? Bisogna... Che era per farlo più interattivo, forse. Per... Lì si vede che c'è un problema di intercomprensione, perché la posta in gioco è diversa da quella nostra, magari. Cioè a livello interindividuale non abbiamo le stesse...
forse. Ma però, beh, però magari. Come? Anche in Francia ci sono anche per ragioni storiche ci sono stati dei problemi. Penso alla regione dell'Alsazia, dove si parla sia tedesco che francese. Quindi? No, dico, ci sono dei paesi dove è più accentuato e dove magari è meno accentuato. Ad esempio in Alto Adige c'è questo discorso del bilinguismo italiano e tedesco, dove per alcuni periodi è stato contrastato, però grazie a una politica di cooperazione è stato agevolato il discorso del bilinguismo. Sì, e qual è la caratteristica comune alle regioni che ha appena citato? Che sono di sono di confine, comunque. E quindi essendo di confine? Si cerca di tutelare le minoranze linguistiche in questo caso. E hanno sono di confine, nel caso dell'Alsace, sono di confine movente, perché sì, un confine l'Alsace che è stata. Sì, perché apparteneva nei tempi passati alla Germania, sì. Poi è ritornata la Francia, sì. E quindi diciamo, e la stessa cosa è avvenuta anche per noi con l'Alto Sud Tirol. No, parlavo poi dell'Italia. Sì, sì, perché. E poi anche la regione di Nizza, no? Però in realtà di confine, ma non proprio. Aspetta. Necessariamente la Svizzera ha i cantoni che, oddio, sì, non sì, sono no, proprio infatti. Confini, eppure parlano comunque quattro lingue. Infatti, quindi va studiato italiano, come un modello, secondo me, svizzero, tedesco e anche francese. Sì, cioè nella stessa nazione. E ladino in alcuni posti. Sì, ladino. In alcuni, anche fiammingo se per questo, cioè sì, in sì. Alcune zone. È un paese multilingue, eppure non è di confine, cioè è proprio un'identità che hanno loro, che rispettano. Che hanno coltivata, no? Sì. Questo plurilinguismo l'hanno coltivato. Sì, ma Padania non c'entra niente. Sì, cioè, sì. Loro parlano al nord come parlano a Milano, come parlano. Non sanno l'italiano. Eh sì, appunto, ti fa capire. Allora, ufficialmente c'è questo plurilinguismo, no? In Svizzera, sì. Però in realtà, a secondo della zona geografica considerata, c'è un bilinguismo. Francese italiano, francese tedesco sì. E con i dialetti, no, diciamo le varianti del tedesco svizzero, del francese svizzero. Un esempio di come si utilizza la lingua per sottolineare la propria identità culturale è dato per esempio dal paesino che sta in Basilicata, dove non mi ricordo, si parla albanese, c'è un paesino in Calabria. Ho questi esempi qui. Cioè, comunque in un mondo globalizzato, in una nazione che ha gli strumenti per poter. Non è che loro sono isolati dal mondo, continuano a parlare una lingua specifica perché quella lingua rappresenta la loro cultura, e se loro perdessero l'utilizzo di quella lingua, perderebbero parte della loro cultura, della loro identità. Certo, certo. Va bene. Comunque possiamo concludere. Allora, buon appetito.